Immagina di svegliarti un giorno e scoprire di essere l'ultima persona sulla Terra. Silenzio. Niente traffico, niente voci, solo il vento. Ma cosa succederebbe davvero al nostro pianeta se, all'improvviso, l'intera umanità sparisse? Dalle città fantasma agli ecosistemi rinati, oggi esploreremo un futuro senza di noi. Appena poche ore dopo la nostra scomparsa, il caos tecnologico inizia. Le centrali elettriche, senza manutenzione, si spengono. Le luci delle città si spengono una dopo l'altra. I treni della metropolitana, bloccati senza energia, si fermano per sempre. Gli animali domestici, intrappolati in case vuote, cercano una via di fuga. Intanto, nei reattori nucleari, i sistemi di raffreddamento falliscono. Alcuni esplodono, rilasciando radiazioni. Ma la natura, presto, troverà il modo di riprendersi. Dopo qualche settimana, il fuoco divora interi quartieri. Senza vigili del fuoco, un fulmine o una perdita di gas può trasformarsi in un inferno. Le strade si riempiono di crepe, invase da erbacce e piante rampicanti. I primi animali selvatici esplorano le città, lupi, cervi, volpi. Le tubature scoppiano, allagando le metropolitane. E mentre le periferie diventano foreste, i grattacieli si trasformano in giganti di vetro e acciaio. In attesa del loro destino. Un anno senza umani e la Terra inizia a cancellare le nostre tracce. Le dighe, senza controllo, cedono, inondando valli e paesi. Le case di legno marciscono, divorate da muffe e insetti. Le strade diventano fiumi di erba. I satelliti in orbita, intanto, cadono uno a uno, trasformandosi in stelle cadenti artificiali. E nei campi, le piante OGM vengono soppiantate da specie selvatiche. La biodiversità torna a respirare. Decenni dopo, le città sono giungle di cemento. Gli edifici crollano sotto il peso della ruggine e delle radici. La Torre Eiffel è un relitto arrugginito. Il Colosseo una collina di edera. Le auto sono cumuli di ferro. Animali estinti da secoli, come bisonti o tigri, prosperano in nuovi ecosistemi. L'aria è più pulita. Gli oceani, le barriere coralline rinascono. E le plastiche? Beh, quelle ci metteranno altri 500 anni a scomparire. Tra 1000 anni, quasi tutto ciò che abbiamo costruito è polvere. Le piramidi, il Monte Rushmore e alcune statue di bronzo resistono, ma il resto è sepolto. La radioattività delle nostre centrali è ormai assorbita. E se un alieno atterrasse sulla Terra, troverebbe solo frammenti di vetro e ceramica. E forse i DVD sepolti, ultimi messaggi incomprensibili di una civiltà scomparsa. Alla fine, la Terra sopravvivrebbe senza di noi. Anzi, forse, fiorirebbe. Ma questa non è una storia di paura. È un invito a riflettere. Siamo ospiti, non padroni. E mentre guardi questo video, ricorda, il futuro del pianeta dipende dalle scelte che facciamo oggi.